Fortune, che troviamo su Fortnite Story, e oggi dobbiamo fare sfide di costruzione. Non so quanto ci metteremo. Prima di fare questo, io ho visto che ho due biglietti voucher, cosa strana, diversa, che non in genere non saprei come funzionano, però se noi andiamo, sono usati per gli eventi, no? Personaggi eventi. Armi, unità. Aspetta. Progetti eventi no. Personaggi promozione no, aspetta. Qua, personaggi eventi. Ok, eroi festivi. L'incubo. Devo prendere anche questi. Questi qua non sono diversi. Però vabbè, sai il fatto che se noi andiamo qui potremmo reclutare quelli di realtà superiore. Tipo questo. Noi potremmo andare qui e reclutare questi due mitici. Recluterò, Tutti gli eroi reclutati dai progetti ricercati dal registro raccolto verranno creati nel livello iniziale. I progetti ricercati inoltre avranno vantaggi casuali. Ma veramente? Va bene. Vantaggio squadra, fonte di bioenergia, recupera pseudo pari a 0,2% di energia persa per ogni eroe con 3 o più stelle. In un altro potrei prendere Zenith, oppure anche c'è il lupo qua da prendere, in realtà è incredibile. Ci sono le skin Gold Trooper anche. E io le uso per quelli, per gli eroi di realtà massima, cioè quelli più rari, incredibili, cioè come il lupo. E oppure come Zenith. Vabbè, io non ho speso uno. Non so che se questa sia una cosa da fare. Scrivetelo nei commenti. Sì, se prendiamo anche l'altro. Nel prossimo episodio prenderemo l'altro. Però, questo è vetro. Ma nel frattempo noi stiamo a fare sta qua. Inizia la sfida di costruzione tra Kyle e Penny. Ho preso una missione sfida di costruzione. Questo. E da esperienza eroe, cristallo di quarzo e oro. Mi sto registrando questi video prima del, cioè molto prima, cioè questo penso sia un video che verrà caricato di domenica, io ve lo sto registrando lunedì, perché così metto avanti, non so se avrò tempo e quindi devo gestire quello che ho. Quindi dove siamo? Vabbè. Anche spero che si. Penny Kyle. I am so sorry, Penny. I had no idea we were lifelong rivals. We're not. Face off in a building competition unlike anything we've seen in home base history. The prize? A powerful building upgrade known only as level 2 walls. Muri livello 2. Base's best builder. After giving that some thought, I would say that's Harper. Fine. Then the competition for second place begins now. Today, we return to the site of our first successful survivor rescue. Basta parlare. Oh yeah, I thought this place looked familiar. To pit Kyle and Penny against each other in a battle of building brawn and architectural ability. Ready, set, build. By which I mean head to the location marked on your mini map. Oh. Oh. Ti permetti, oh. Manco l'ho visto. L'inventario ce l'abbiamo abbastanza buono, non troppo pieno. Ma anche gli zombie da dove gli pare qua.
snappetta in grado di cambiare direzione durante lo scontro. According to our data, once the storm kicks off, we'll be dealing with a two-front attack. One from the east, uno da est e uno da ovest. Kyle, why don't you start us off? Way ahead of you. Here's our plan. Devo costruire questo? Something of a deconstructed house. Walls, floors, all the elements you know and love as a house, but recontextualized in a combat setting. Ah, very bold approach. Nice work. The rest is up to you. Add any traps or additional defenses you want. Yes, a qualche trappola. Non è protetta questa parte però, eh. That's enough blue glow. You got this, Commander. A due lati diversi? Maledizione. Dei due sfidanti ci perdo io. Bravo. Parte. Wait for it. Dura di meno questa, eh? Però... Allora... Perché così piccola? Boh. Un po' di parkour.
Aiuto, è un casino, ha durati diversi. Devo fare per curva e passare da una parte all'altra. Dai, via via. Comunque ancora non ha subito danni, quindi sono perfetto. Allora, hai tu sei dietro. Non venire. Poco la pistola è finita. Dall'altra parte. No, sono entrati. Niente, come non detto, ci hanno fatto entrare. Non l'ho fatto perfetto, però è già comunque vinto, dai. Almeno. Potevo usare l'eroe mitico che ho comprato, no? Questo perché è di livello più alto, te l'ho potenziato di più. Questo è livello 25. Ovviamente baule livello 3, non c'è neanche da dirlo. Vabbè, ormai è diventata un'abitudine. Apriamo il nostro bottino. Bello lì. Un pareggio. È un pareggio grazie a me, perché poi ho bloccato io la situazione. Livello potenziamento costruzione 2. Incrementa il livello massimo di potenziamento delle strutture che possono essere costruite. Squadra di supporto eroe 2, blocca il secondo slot e squadra di supporto di equipaggiamento eroe. I don't know if it's the best time for extracurriculars, little robot. Why not? What's going on? We've got a stage 4 mesocyclonic storm system with elevated mutagenic mist activity. And, it appears to have gone rogue. What? It broke from the squall line and it's been hauling fluffy cloud butt ever since.
I mean, look at that projection. Does that make a lick of sense to you? No. But Commander, we've got survivors in the path of that storm. Quindi devo fare queste due missioni qua dopo. Andiamo avanti. Questa cosa mi danno questa qua. Vabbè, comunque. Comando, niente. Armeria. Vabbè. Vabbè, poi potrei anche prendere con i lingotti gli eroi, ma. Un eroe mitico che potrei potenziare. Lynch, tempesta di cronico, costa 30 energia, recupero 15 secondi, balza in aria, scaglia un lasso, metà dieta di kunai ai nemici, ciascun kunai infligge 307 danni, cioè, qui aumenta alcune cose. Usare tempesta di kunai permette di fluttuare per 4 secondi, aumenta il danno di 40% durante il volo. Ah, proprio fa un danno incredibile. Balzo della mante, salta una volta in più mentre sei in volo, i ninja non subiranno danni da caduta. Dopo aver eliminato un nemico con aria nemica, attiva tecnica ombra per 4 secondi, tecnica ombra aumenta l'armatura di 60 e la velocità di movimento di 15%. Va bene, ma non potenzieremo questo, se io voglio potenziare tutti quanti e quindi... Però ditemi nei commenti se anche l'Inz, se anche gli eroi mitici si possono trovare nelle ceste normali come ricompensa. Che non sono obbligatorie da prendere nel negozio o da qualche parte. Va bene. Ho un specialista supporto. Ne ho tre uguali. Tre uguali. Vabbè, poi penso io a guardare quali raccogliere, quali tirare via e ritirare, perché se sono doppi non si tengono. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Voi lasciate un like, un commento, condividete il giro, iscrivetevi al canale e la prossima volta faremo questi due qua sotto. Uno specificamente per ogni video, naturalmente faremo due video separati, perché non so quanto ci metterò, quindi è meglio tenerli più separati possibile. Lasciate un commento per darmi maggiore aiuto, per aiutarmi a migliorare in questo gioco, che i vostri consigli mi servono. Condividete il giro per aiutare il canale a crescere. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo episodio. A presto!